La scienza è per il Immagino che le scatolette di 90% tonno non finzione. corrano rischi. Il resto. Perdonami. Dottor Green, mi permette? Prego. Lei ha praticamente dedicato tutta la sua vita all'educazione della gente comune a complesse idee scientifiche altrimenti troppo ostiche. Sì, in parte. Ha mai preso in considerazione l'idea di dedicarsi a qualcosa di utile? Per esempio, leggere alle persone anziane? Come dice? Non parlo dei suoi libri, ovviamente. Pensavo a qualcosa di vagamente interessante. Sto scherzando, sono un suo ammiratore.